in casa. Ma sei ancora dentro? È perché sta il pistole, sta il pistole. Ma non vuole uscire, sei innamorato di casa mia. Vuole il pistole. Dai, rimetti la barca, ti aiuto io. Piadina, smontiamogli un attimo le porte. Dai, esci. Ecco, vieni, Francus. Il pistone, dai, sei libero. E l'abbiamo anche a casa il pistone, eh. Ne abbiamo tanti in più, più belli. Dai, poi sbrigati però, eh. Stiamo andando, aspetta. Ma mi devi rompere il coso. Ma te è diventato un Francus. Cos'altro ti devo rompere? Infatti, si è evoluto, Cico, bellissimo. È diventato pescatore. Ok, vai, Ale, vattene. Ma mi aiutate, scusi, mi aiutavi. No. Perché devi rompere quello? Rompere tutto? Perché non c'è, non si può passare. Dai, ma guarda, mi sta spaccando casa, lei vede. Ah, giusta, giusta, almeno! Mamma mia. Basta dal Vabbè, ponte, vai in acqua, vai giù. Riportalo a casa. Se c'hai ritmi, su. Per mettermi a piangere. Vai. Ma non c'è un lago, questo è finito qua. No, che lo... No, ti prego. Stai zitto. Non c'è salite. Ti aiuto io a... Dai, come lo portiamo su a sto disgraziato adesso? Cos'è successo? No! Com'è morto? Ma che ho visto? Ma è stata la rapitrice. È stata la rapitrice. Sicuramente. Cosa? Cosa hai visto? Cosa hai visto? Non ero io, Non ero io. Lion, dice, eh? Hai fatto perdere un'ora dietro quel nasone. La chat ha detto di ucciderlo. Porco miseria! La chat è suprema. Hanno deciso loro. Sei traumatizzato un ma po', perché? Vabbè, tanto pensavi che era morto, no? Quindi è morto e basta. Cico. Vedila così, è stato violato ed è cambiato. Non era più lo stesso. Ma il cappello da Sanpei. Aveva anche un cappello. Francus aveva un cappello. Il cappello tutto vestito diverso. Non gliel'ho dato io quel cappello. No, poi gli scuoteva la testa. Guarda che è andata bene così, secondo me. Hai visto quegli occhi tutti spauriti verdi? Io boh. Dai, non l'ha liberato. Sì, vabbè, io c'ho il vaso che c'aveva lui in tasca. Con le sue ceneri. Ok. Andiamo. Ah, che bello, è stato molto divertente. Ma poverino, però. Te sei una bestia, comunque. Per non parlare di quell'imbecille di Strecato che stava per rovinare tutto. No, infatti mi sono mangiato le parole. Ma no, Stre, ti ho detto io di stare zitto. Perché tu capisci? Tu capisci quanto un criceto morto, tu capisci? Aia, mi fai male. Ma chi è che sta te... Basta! Faraone, potrei chiedere... L'abuso dei tridenti non è consentito, me ne riprendo, Una cortesia. Sì. Anna, però... allora, se... Ho capito. Brava, stai parlando di più. Però devi parlare lo stesso delle cose che dico io. Non è che te devi rompere le palle ogni volta. Cioè, ci sono altre cose che puoi dire oltre rompere le balle. Dai, proviamo di nuovo che sarai più fortunata. Cico, che c'hai bisogno? Salve, potrebbe, per cortesia, rinominarmi questo come vaso ceneri di Francus? No, vuoi tenerlo? No. Adesso bisogna fare un altro funerale? No, che ne frega. Però non deve perderlo. Non è necessario un funerale. Ma infatti sì, c'ho il vasino. Sai perché ho fatto sta cosa? Perché in un certo senso, a parte che il fatto che Piadina potesse aver rapito Francus complicava un botto le indagini. E poi, quindi preferisco far finta che non sia mai successo. Questo è giustissimo, E poi seconda cosa, così vi mettete sullo stesso piano. Lui ha perso l'animale. Giusto. Ma lui è stato dato un rimpiazzo. E a lui... Te lo trovo io. No, ve lo dico subito. Questo qui c'è Francus. C'è l'anima prima della morte. Ce l'ho sempre come tu hai sentito. No, troppo bene. Che devo fare? Troviamo un altro Francus. Allora, stai tranquillo, ti troverò un bimbo villager. Un orso polare. Ti piace? Siamo lì, più o meno è lì. Bellissimo. Anche con una capra. No. O uno se o l'altro. Preferisce una capra. No, l'orso polare va benissimo. Però noi, ragazzi, avevamo un'altra cosa da fare. A parte il processo che dobbiamo terminare per forza. Ma io vorrei Guarda anche un altro pronostico. Guarda che stanno inneggiando il processo a te. Ma voi l'avete votato voi? L'hanno votato loro, però, scusate. C'era il 66% di sì, uccidi Francus. Grande abbondante. Cosa? Era questa percentuale alta e quindi non guarda che io ho fatto un sondaggio deficiente per ammazzare il coso a lui. Davvero? Sì, Anna. Io non l'ho visto. È per questo che era silenzioso in quel momento. Che sveglioni del cacchio. Vergognoso sei. Io? Dove vai? Dove stai andando? Che non sai neanche dove vai. Giusto. Dove sei volato via? Ok, allora torniamo tutti insieme non al tribunale.